Ciao a tutti e benvenuti a questo mio nuovo video. Questo sarà un video review dei prodotti terminati di giugno e di luglio. Iniziamo subito. Questo bagnaschiuma della Validas alla vaniglia sicuramente non lo riacquisterò perché è uno di quei bagnaschiuma che fanno pochissima schiuma e la profumazione si disperde, quindi non lasciano neanche profumo sulla pelle, quindi sicuramente no. Questo sapone della Dove sicuramente lo acquisterò perché è uno dei miei preferiti, è un sapone molto cremoso e molto idratante, sicuramente ha un profumo molto gradevole. Questa lacca della Splendor, il fissaggio iperforte, sicuramente la acquisterò perché fissa il capello tutto il giorno, quindi sicuramente sì. Questo bagno crema della Nivea sicuramente lo acquisterò perché è molto idratante e ha una profumazione molto gradevole. Questo balsamo Gliss della Testa Nera sicuramente lo acquisterò perché mi lasciava i capelli molto morbidi e riuscivo veramente a pettinarli molto facilmente. Questo salviettine qua struccanti di L'Oreal, la Tripla Attiva Fresh, sicuramente li acquisterò. Perché struccano molto bene e lasciano la pelle molto pulita. L'unica cosa che comunque preferisco utilizzare, grazie a quel metodo, comunque struccarmi con il detergente e con il tonico, però in mancanza di acqua sicuramente sono ottime. Questo shampoo che utilizzo per Crizia che ha 4 anni, il Johnson, sicuramente lo riacquisterò perché gli lascia dei capelli splendidi. Questo olio della Fissa che utilizzo per Riccardo sicuramente non lo acquisterò perché ha un pessimo inci come primo ingrediente da paraffina, quindi no. Questo bagnaschiuma della Kiko che utilizzo sempre per Riccardo sicuramente lo riacquisterò perché è un ottimo prodotto, la Kiko fa dei prodotti veramente favolosi. L'Angel Cream Lipo Gel, questa crema per le gambe stanche, l'ho presa in farmacia, viene intorno ai 119 euro, è molto cara, sicuramente non la riacquisterò perché comunque per l'effetto che ha, per il beneficio che mi ha dato, sicuramente si può spendere meno, quindi no. Il mio video review è terminato, per adesso vi saluto e vi aspetto settimana prossima con nuovi video. Ciao!